affitto un appartamento che affaccia su Strada Nuova e l'entrata, il portoncino d'ingresso, dà su Via Gatti. Allora, qua siamo nell'ingresso, è un lungo corridoio sul quale ruotano tutti gli ambienti. Adesso cominciamo a dare un'occhiata alla zona giorno. Qua l'appartamento è stato completamente ristrutturato, infatti qua se vedete ci sono anche le traviavista, è nuovo di pacca, quindi rispetto a quello che gira un po' il centro è molto carino come appartamento. Allora, cominciamo a dare un'occhiata alla cucina. La cucina è una cucina semi-abitabile dove c'è tutto, diciamo c'è il lavandino, i fuochi e il forno. Poi la proprietà ha creato questa, diciamo, finestrella per, diciamo, far venire luce dal soggiorno. Ok, adesso andiamo a dare un'occhiata al soggiorno. Allora, attualmente qua ci sono tre ragazze che si sono suddivise così le stanze, ovvero questa qua la utilizzano un po' come jolly, ovvero stanza per dormire e anche stanza per mangiare. Infatti qua vedete il tavolo, poi questo qua è il letto, poi abbiamo l'armadio per i vestiti. Scrivania ovviamente per studiare, perché se siete qua a Pavia dovete venire qua per studiare. Poi abbiamo un balconcino che si dà su Strada Nuova. Ok? Quindi sicuramente qua di vita ce n'è, se cercate un po' il movimento qua. Allora, il riscaldamento qua è autonomo, infatti qua c'è il vostro termostatino e poi ve lo potete regolare. La casa, essendo una casa storica, ai muri molto spessi, quindi potete tranquillamente risparmiare sul riscaldamento. Ok, adesso diamo un'occhiata alla zona notte. Ritorniamo indietro. Allora, questa è la prima camera da letto singola, anche qua predisposta con la sua scrivania, l'armadio per i vestiti e il lettino. Ok, poi andiamo a dare un'occhiata al bagno. Il bagno è questo, bagno con finestre, tenete conto che case in centro con bagni con finestre ce ne sono poche. Questa qua è una delle poche. Infatti qua avete anche i vetri opachi in modo tale che non vi guardino dentro. Qui è dove siamo entrati, nel portoncino blindato. Ed infine diamo un'occhiata all'ultima camera. Ultima camera è questa. Anche questa qua è tutta nuova e predisposta con scrivania, armadio per i vestiti e letto. Qua, oltre al riscaldamento che è autonomo, avete anche l'acqua che è autonoma. L'immobile è tenuto in ottime condizioni e per chi va a studiare in università alla facoltà centrale è molto comodo perché dista un centinaio di metri. Dimenticavo, abbiamo anche l'aria condizionata che qua a Pavia serve per diciamo rinfrescarsi d'estate e ovviamente se la casa è fresca riuscite a studiare meglio e quindi riuscite a finire in tempo senza andare fuori corso.